Spirito. Dal latino spiritus, spiritus. Soffio, respiro. Spirito vitale, ma anche e soprattutto presenza diffusa, impalpabile. Genio. Chiamo spiriti tutti quegli elementi naturali, tronchi spiaggiati, rocce, macchie, nuvole, che la fantasia trasforma in esseri immaginari senza comunque privarli della loro natura. Scatto una foto e lo spirito prende subito vita. Dipingere uno spirito è altra cosa. Bisogna prima immaginarne il movimento. "26 spiriti attraversano i ponti" è il titolo dell'opera dedicata al quartiere romano Laurentino 38, Fonte Ostiense. Si tratta della prima edizione di Arte in Difesa, un progetto che prevede un intervento artistico diffuso dedicato ogni volta a un diverso quartiere romano. Arte in Difesa è una proposta creativa diversa da quelle già presenti nel tessuto urbano. L'architettura e il territorio vengono interessati temporaneamente da una emergenza artistica che poi viene ritirata, dando vita alla seconda parte dell'opera, il ricordo della sua passata esistenza su quel territorio. L'idea di affidare indirettamente al pubblico l'accoglienza, la cura e il mantenimento di dipinti originali non comporta alcun impegno da parte delle persone. Però chiunque può scegliere di agire in difesa o in offesa dell'opera esposta. Questa possibilità di scegliere è partecipazione. I dipinti sono realizzati con tecnica e materiale adatti per risultare innocui, resistenti, leggeri e soprattutto rimovibili. Un breve testo di presentazione accompagna ogni spirito durante l'esposizione, nel quale si invita il pubblico a collegarsi al sito dell'autore tramite un QR code, spiegando che i dipinti esposti vorrebbero essere adottati dal pubblico durante il loro passaggio, senza essere danneggiati o, peggio ancora, sottratti. Strappati o imbrattati, i dipinti continueranno ad esprimere dei contenuti, anche se molto diversi da quelli originariamente proposti dall'autore, ma la loro resistenza sul territorio li rende recuperabili e nuovamente trasformabili. La sottrazione, invece, prenderli e tenerli per sé soltanto, corrisponde a farli sparire, rendendo più fragili anche tutti gli altri. L'identità di ogni spirito, con una lettera dell'alfabeto, esprime l'esigenza di dare all'opera il senso di un corpus unico e indivisibile. Dopo la settimana di esposizione, ne mancavano quasi la metà. Immaginiamo come sarebbe parlare o scrivere se ci fossero sottratte una o più lettere dell'alfabeto. Forse questo accade, in altri termini, dietro una certa idea di possedere invece di condividere. Dieci dei 26 spiriti non hanno attraversato i ponti. Sono ancora lì da qualche parte. L'ultimo giorno, vedendomi staccare delicatamente i dipinti,
Il signor G, seduto sulla panchina della fermata dell'autobus, si alza e mi raggiunge. Li staccano, mi fa. Ieri ce n'era uno lì e un altro dall'altra parte, laggiù. Indica col braccio, girandosi quasi completamente. Gli racconto in poche parole il senso di arte indifesa. Lui mi ascolta senza perdere troppo di vista la sua fermata. Poi mi guarda e aggiunge, un po' deluso. Sì, ma perché li staccano?